Venditalia 2014, siamo a un nuovo stand per potervi documentare di tutte quelle che sono le novità presentate a questa esposizione internazionale biennale, la Fiera delle Fiere, come ormai la chiamo da più mesi. E siamo con Alessandro Riva. Alessandro Riva è il responsabile marketing di Piatti Pronti Italia, che salutiamo e invitiamo naturalmente a far salutare per tutti gli amici di Vending TV. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io rappresento, sono il direttore di marketing di Piatti Freschi Italia, che è una società che fa parte del gruppo Beretta in collaborazione con il gruppo francese Flori Michon, e si presenta qui al Vending come un'azienda leader nel mondo degli snack salati, di fatto con tre marchi: il marchio Viva la Mamma Beretta, che rappresenta i piatti pronti, quindi la parte più avanzata e innovativa del mondo per il canale Vending; il marchio Vogliazzi, leader storico invece per tutto quanto è tramezzini e snack in senso lato; e il marchio 024 Beretta, che rappresenta invece più lo spezzafame e l'occasione spuntino, dove il prodotto forse più rappresentativo sono i classici salamini Beretta con taralli. A questa fiera di Venditalia presentiamo delle novità di fatto per due di questi tre marchi. Per quanto riguarda Viva la Mamma Beretta e i piatti pronti, le novità sostanziali sono due. I prodotti in box, che di fatto sono dei piatti pronti a base di pasta e riso, che possono essere riscaldati direttamente da una macchina che è prodotta dalla FAS, modificata con un vassoio adatto ad accoglierli, in soli 60 secondi. Fermo, sei un carro armato, perché stai dicendo tutto uno dietro l'altro. Seguiteci amici da quest'altra parte, perché dobbiamo mostrare ai nostri amici dall'altra parte quali sono queste novità, diamogli il tempo di poterle osservare. E allora partiamo dalla vera novità della fiera. Sì, sono piatti pronti freschi in box, quindi due prodotti per l'estate: un'insalata di riso e un couscous con po' di verdure. Questi prodotti di fatto vengono aperti, consumati, freddi, quindi apri e gusta, contengono già al loro interno una forchetta per rendere il consumo immediato e semplice. Quindi sono pronti all'uso, essendo conservati a temperatura 8-10 gradi, o queste arrivano anche a 3-4 gradi? Questi sono consumati a 0-4 gradi, devono essere conservati. A 4 gradi, perfetto. E allora, una volta conservati a 4 gradi, vengono selezionati, vanno giù nel vano di raccolta, e il consumatore, grazie a una forchetta integrata, può andare a consumarla immediatamente. Esattamente, in maniera immediata, proprio per gustarne tutto il piacere, dove e quando si vuole, che è il posizionamento di Viva la Mamma Beretta Box. Viva la Mamma non produce solo queste novità, naturalmente, Alessandro, ma e ci spostiamo a questo punto in quest'altro distributore, è presente nella distribuzione automatica con altre selezioni. Quali sono? Allora, di fatto qui vedete la gamma completa, che è di fatto da piatti di pasta e risotto, di fatto, che possono essere riscaldati in soli 60 secondi. Vi posso anche mostrare come. Si seleziona semplicemente la referenza. Il prodotto selezionato cade all'interno di quello che è un contenitore che sembrerebbe classico, in realtà rappresenta un forno a microonde. Il prodotto viene riscaldato in circa 60 secondi, dopodiché il consumatore semplicemente lo apre. Ora naturalmente aspettiamo che il forno della nota macchina prodotta da FAS della linea Food 24 possa andare attraverso il microonde che è inserito all'interno del vano di erogazione, possa quindi andare a riscaldare nei 30, 45 o 60 secondi in funzione della programmazione il prodotto barra pietanza, che poi viene naturalmente raccolto e consumato. Attenzione, perché c'è in qualche caso qualcuno che lo prende come quasi a dimenticare che il prodotto nel frattempo è stato riscaldato in un forno a microonde e può scottarsi, insomma, diciamo che ha un fastidio piuttosto significativo alle mani proprio per questo. Proprio per questo abbiamo studiato un apposito cartoncino, che è quello che diciamo circonda l'involucro di carta del prodotto, che consente proprio di toccarlo senza scaldarsi. Dopodiché semplicemente il prodotto si apre, adesso ve lo posso mostrare che credo sia pronto nel frattempo. Eccolo qui. Il cartoncino evita proprio di scottarsi. Il prodotto viene aperto. Al suo interno
c'è una pratica forchetta confezionata che basta semplicemente aprire e poi mescolare e consumare direttamente dall'involucro. Insomma, visto così è particolarmente invitante, noi ve lo mostriamo. In questo caso abbiamo sugo nella parte inferiore, la pasta è invece posizionata al di sopra. La motivazione di questa scelta in realtà è per consentire la perfetta cottura al dente della pasta, che è un po' il punto di forza di questo prodotto. Alessandro, Piatti Freschi Italia non produce solamente piatti pronti, come nel caso di Viva la Mamma, ma ha altri due marchi importantissimi: Arturo Vogliazzi 1959 e 024 dei fratelli Beretta. Approfondiamo in pochissimi minuti le altre cose che voi realizzate. Sì, allora il marchio Arturo Vogliazzi di fatto è leader nel mondo dello snack salato, del vending. Offre una gamma molto ampia di tramezzini, panini di tutti i vari gusti e forme che possiamo vedere nella macchina qui di fianco. Ecco, spostiamoci di qua, spostiamoci da quest'altra parte. A questa fiera presentiamo in realtà due novità fondamentali, cioè due gamme nuove che sono di fatto le focacce. Quindi abbiamo selezionato una focaccia ligure di elevata qualità che siamo andati a farcire con cotto e formaggio, tonno, pomodoro, olive, salame e formaggio e il nominativo gusto che è kebab e peperoni, quindi per i gusti un pochino più sfiziosi, confezionata da 80 grammi, confezionata con un pratico cartoncino salvamani che consente di prendere il prodotto senza toccarlo. Questa è una caratteristica di tutto l'assortimento snack monoporzione di Vogliazzi nell'area vending. Io non vi racconto nel frattempo i profumi che purtroppo non possono essere espressi con un dialogo, se non magari con una espressione quasi incantata. Continuiamo comunque nel frattempo, poi magari dopo, visto che ormai siamo in orario per pranzare, vedremo di assaggiare e garantirvi il prodotto che siamo certi sarà di qualità straordinaria. Continua Alessandro. Sì, abbiamo presentato un'altra novità completamente che sono dei croissant farciti. Anche qua un croissant da 80 grammi, quindi abbastanza ricco, con due farciture classiche, cotto e formaggio e crudo formaggio, anche qua con un pratico cartoncino salvamani e lo possiamo vedere all'interno della macchina, qua ben rappresentato. Da ultimo e per concludere, invece il marchio 024 Beretta si occupa un po' più dell'area spuntino. I suoi prodotti forti sono, come vi dicevo già, i salamini con i classici taralli, rappresentano il punto di forza di questa proposizione per quanto riguarda il marchio 024 Beretta, con tutta la notorietà di marca che un marchio forte e importante come Fratelli Beretta ha, i salamini. Beh, io direi che intanto la gamma è veramente molto nutrita. Ci sono tantissimi prodotti che coprono le diverse esigenze di consumo in fatto di pasto, da qui quindi il nome di Piatti Freschi. Ma questa società quando nasce, Alessandro? Allora, questa società nasce nel 2000, proprio da una parte dai due soci, Fratelli Beretta e Flori Michon. Si sviluppa per circa 10 anni, fino al 2010-2011, soprattutto nei piatti pronti. Nel corso del 2011 viene acquisito il gruppo Fresco Vogliazzi e diventa di fatto la prima realtà italiana della gastronomia fresca, ma e soprattutto del canale vending, per cui è presente con grande importanza questa fiera. Bene, allora noi vi auguriamo buoni affari, a voi auguriamo di poter assaggiare quanto prima i prodotti Viva la Mamma, 024 dei fratelli Beretta, Arturo Vogliazzi 1959, e nel frattempo approfittiamo della bontà e dell'orario per poter riuscire a assaggiare uno dei prodotti di cui abbiamo appena parlato. Alessandro, saluta pure gli amici di vendingtv.it. Arrivederci e a presto. E noi nel frattempo, non prima di aver assaggiato qualcosa in questo stand, continuiamo per andare a presentarvi altre anteprime presentate qui a Venditalia 2014. Fabio Russo per vendingtv.it qui a Milano.